Gerard, Madhava, Kanjabi, Radha Madhava, Punjabi Hari. Jaya Radha Madhava, Punjabi Hari. Jaya Radha Madhava, Punjabi Hari. Gopijana Lala Lala, Yadivana Ka. Gopi jana valama girivaradari. Gopi jana valama girivaradari. Gopi jana valama girivaradari. Yashoda Nandana Jajana Ramjana Yashoda Nandana Jajana Ramjana Yamunatira Vanachari Yamunatira Vanachari Yamunatira Vanachari Yamunatira Vanachari Punjabi Jaya Radha Madhava Punjabi Hari Jaya Radha Madhava Punjabi Hari Jaya Radha Madhava Jai. 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 And she's a rather Christian good looking on sound from that. She went down and down. She might have another one. Ganga Maiki Jai, Ganga Maiki, Tosco Wiki, Bucky Day Wiki, some of the Rocky. Chance in the double distribution Kijai, John Sanko Town Kijai, Go Pimanan, all glorious some of the world, all glorious some of the world. Chikava to this jack, because in your view, Jack, put it down on Bali, it was to be a girl. Jay Sikus and Chaitanya, but when it down on the Z way to get out, it was just to be over. Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, 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 Hare Hare. Hare Krishna. Hare Krishna. It's nice to be back in Italy again. È molto bello essere qui di nuovo in Italia, ancora una volta. Italy is one of the big centers for distributing Prabhupada's books. L'Italia è uno dei country, okay, uno dei più grandi paesi per la distribuzione dei libri sulla Prabhupada. I remember when I joined back in late 70s and then early 80s, Italy was like sometimes number one in the world. Si ricorda quando alla fine degli anni 70 o i primi anni 80 l'Italia era uno dei paesi migliori al mondo. A lot of very pious people in this country. Molte persone, cioè sono persone molto pie in questo paese.
course it's a religious country, Catholic country. Ovviamente è un paese religioso cattolico. And they're open to other beliefs also. E sono aperti ad altri credi anche. And this activity of Sankirtan is extremely pleasing to Krishna. E questa attività è molto, fa molto piacere a Krishna. And the reason we're practicing Krishna consciousness is we're trying to please Krishna. E non, non è che uno deve praticare la coscienza di Krishna, deve cercare solamente di compiacere Krishna. In Krishna he says in the Srimad Bhagavatam, 10th canto, Etavad janma sapayam dehinam ihatesh, prana artha dhyavacha shreyam acharyam sada. He says that it is the duty of all living entities to perform welfare activities for the benefit of others. Come dice Krishna nel decimo canto, è compito di ogni essere vivente di fare delle attività che fanno del bene, sono, portano del bene alle altre, agli altri entità viventi. And he even explains how we can engage in beneficial activities for others. He says we should engage in beneficial activities with our life. We should give our life to helping others. E spiega anche come dare beneficio agli altri esseri viventi e dice che una persona dovrebbe dare beneficio agli altri esseri viventi con la propria vita. This is the mood of Krishna. He wants to help people. E questo è il sentimento e il modo in cui Krishna vuole che noi ci aiuti le altre persone. Lord Chaitanya Mahaprabhu, he personally comes here to help us. Sri Chaitanya Mahaprabhu anche è venuto qui di in persona per aiutarci. He came for two reasons. One, he came to experience the love of Srimati Radharani towards Krishna. E venne per due motivi. Il primo motivo fu che volle sperimentare l'amore di Srimati Radharani per Krishna. And to spread his glories, to preach Krishna consciousness. E il secondo è diffondere la, le glorie della diffusione della, della predica per l'amore per Krishna. It's funny, I was just listening to a lecture by Radhana Swami and he said that, that Krishna, he doesn't have to come here to spread Krishna consciousness, but he comes to experience this, this love that Radha has towards Krishna. But to spread Krishna consciousness, he could send his pure devotees as he did, which he sent Prabhupada and Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Ha sentito una conferenza di Radhana Swami in cui diceva che Sri Krishna non deve venire in persona per diffondere la coscienza di Krishna, solamente viene per sperimentare l'amore di Radha e Krishna. L'esperienza di Srimati Radharani di Radha Krishna e invece per diffondere la coscienza di Krishna manda i suoi puri devoti come Srila Prabhupada, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati. And then right after that I listened to another lecture by Vidyananda Maharaj and he was speaking also about Lord Chaitanya's appearance and he said Lord Chaitanya came for two reasons but actually he didn't have to come here to experience the love that Radharani has for Krishna. He could experience that in the spiritual world, but he came to preach. Il nome del devoto? Ridayananda Maharaj. Anche in un'altra conferenza di Ridayananda Maharaj, lui disse, in realtà, Sri Chaitanya Mahaprabhu non è venuto per due ragioni, ma la ragione che era quella di sperimentare l'amore di Srimati Radharani per Krishna non c'era bisogno che venisse qui, lo poteva sperimentare sul piano spirituale, quindi in realtà è venuto solamente per diffondere la coscienza di Krishna. And of course they're both right. Ovviamente sono tutti e due hanno ragione. But Lord Chaitanya actually he doesn't have to come here to experience the love that Radharani has for Krishna. He could experience that in the spiritual world. And also he doesn't have to come here to preach. He could send so many devotees and he could send incarnations
But the reason he comes is his, out of his causeless mercy, he comes to benedict the conditioned souls. E ovviamente hanno ragione tutte e due, perché in realtà Cicetania non aveva bisogno di venire su questo piano per sperimentare l'amore di Srimati Radharani per Krishna, e ovviamente può mandare i suoi puri devoti per la diffusione della coscienza di Krishna, ma la cosa importante è che in realtà è venuto per la sua misericordia, per benedire, per la misericordia di aiutare tutte le anime condizionate. So continuing with this verse I quoted, the way to please Krishna is, one way is to give our life for the cause of spreading Krishna consciousness. Quindi riprendendo il verso, il modo in cui bisogna aiutare gli altri esseri viventi è dare la propria vita diffondendo la coscienza di Krishna. Whenever there is a major disaster in the world, like a tsunami or some big earthquake or some big flood, so many people, thousands of people, they go into the emergency mode and they try to help. Quando ci sono dei grandi disastri come un terremoto, un'inondazione, uno tsunami, tantissime persone entrano nel sentimento di aiutare, quindi del pronto soccorso, dell'emergenza, e quindi si mettono lì a disposizione delle altre persone e vogliono aiutare. When there's one of these big disasters, people, they leave their home, they go to other countries, they stay up all night, they go through so many austerities to try to help people. E quando ci sono questi disastri, le persone lasciano il proprio paese, lasciano le proprie case e vanno in questi luoghi dove ci sono stati questi disastri e si sottopongono a tante grosse austerità pur di aiutare le persone. So the biggest disaster, the worst thing that's ever happened, is that we left Krishna. Il più grande disastro che in realtà è accaduto è che noi abbiamo lasciato Krishna. That we're all in Maya. It's a major, major emergency. It's a disaster. It's just the worst thing that could possibly happen is that we left Krishna. Siamo tutti in Maya. Questo è il più grande disastro che sia mai potuto accadere. È la più grande emergenza che c'è. So we should also, as devotees who are aware of this, we should also understand the importance of everybody getting an opportunity, a chance to again hear about Krishna and go back to the spiritual world. E quindi la nostra responsabilità, per noi che abbiamo compreso questo, è quello di dare una possibilità alle altre persone di ascoltare e di tornare nel mondo spirituale. And just like these people that go out of their way to help these victims of horrible natural disasters, so it's also an austerity to try to spread Krishna consciousness. E come quelle persone che vanno ad aiutare, e ovviamente è anche un'austerità diffondere la coscienza di Krishna. We have to go out of our comfort zone. Dobbiamo uscire dalla nostra zona di confortevolezza. And try to help people, but actually when we go out of our way to try to help people by giving them Krishna consciousness, this is actually a comfort zone for the soul. Ovviamente noi dobbiamo uscire per diffondere la coscienza di Krishna e dobbiamo lasciare le nostre comodità e dobbiamo entrare fare dell'austerità, però diffondere la coscienza di Krishna in realtà è la zona di comfort della nostra anima, di noi anime. The soul is happy when it goes out of its way to do something that is very pleasing to Krishna, such as spreading Krishna consciousness. L'anima è proprio sulla sua via
quando va a diffondere la coscienza di Krishna, quella è proprio la, la sua zona di comfort, diffondere la coscienza di Krishna. And to give one's life to spreading Krishna consciousness, this is a very glorious way to live one's life. E dare la propria vita per diffondere la coscienza di Krishna è il modo più glorioso di vivere la propria vita. Because not only are the people whom we're distributing books to benefiting so much, our entrance into the spiritual world is practically guaranteed if we give our life to preaching Krishna consciousness. E diffondere la, la coscienza di Krishna è un modo garantito per entrare nel mondo spirituale. So this is something that we should focus on. Questo è qualcosa su cui dovremmo focalizzare la nostra attenzione. So prana means life. Artha means wealth, that one should give one's wealth to spreading Krishna consciousness. La prana vuol dire vita e cuore vuol dire heart means wealth. Wealth. Wealth, ah, benessere. Ok, cuore benessere, vuol dire benessere e cuore vuol dire benessere. Artha vuol dire benessere, e quindi prana vuol dire vita, artha vuol dire benessere. E, and then dhyam means intelligence. We should utilize our intelligence in how to spread Krishna consciousness. E dhyan vuol dire intelligenza, vuol dire che noi dobbiamo utilizzare la nostra intelligenza per diffondere la coscienza di Krishna. It's actually the Prabhupada, he many times he said that we should tax our brain on how to spread Krishna consciousness. Tax. Tax our brain. How do you say? Tax. Srila Prabhupada disse spremete i vostri cervelli per diffondere la coscienza di Krishna. So when we're preaching, you know, we have to come up with, we have to convince people, you know, to take Prabhupada's books. Ovviamente quando diffondiamo, quando dobbiamo predicare, dobbiamo convincere le persone a prendere i libri Srila Prabhupada. Yes, I was distributing books once, and a man, he said, after I showed him the books, he said, no, I'm not very interested. And so I pointed to his head and I said, up here, you're not interested, but here, you're very interested. And then he said, okay, I'll take. Ci racconta un episodio. Una volta parlavo con una persona e questa persona, dopo che gli ha introdotto i libri, ha risposto, no, non sono interessato. E disse, proprio disse, qui, nella mente, tu non sei interessato, ma qui, legando appunto il cuore, tu sei interessato. E la persona disse, va bene, prendo il libro. And then another time I was distributing, I remember, door to door in Australia, and I had a Bhagavad Gita, and I knocked on the door, and the man, he could see that I was a religious person, and he said, no, I'm not interested, I worship Satan. Una volta, ricordo, stava distribuendo i libri in Australia porta a porta e aveva la Bhagavad Gita in mano, ha bussato una porta e la persona ha aperto la porta e disse non sono interessato, io venero Satana. So I said, well, you worship Satan and this book here, this is about God. So you should know what you're up against. You should know your enemy. Quindi, se tu veneri Satana, questo libro parla di Dio, quindi dovresti conoscere chi è il tuo nemico. So he said, okay, yeah, that makes sense. Yeah, I'll take one. Va bene, ha un certo senso, ne prenderò uno. So, you know, we have to use our intelligence in how to convince people to take a book.
It's like this person, he worships Satan, but, you know, he's going to read the book, and who knows, maybe he'll have a change. He may become a devotee. E ovviamente dobbiamo utilizzare la nostra intelligenza per convincere le persone a prendere i libri, e chi lo sa, questa persona magari ha preso il libro, l'ha letto e quindi ha cambiato il suo parere. There are so many things that we can say about Prabhupada's books that are attractive and by which people can be inspired to take Prabhupada's books. Sono alcune cose che possiamo dire riguardo ai libri di Srila Prabhupada che possono ispirare le persone a prendere i libri di Srila Prabhupada. Srila Prabhupada, he said he wanted many pictures in our books because people are attracted to art, especially if there's a message in the artwork. Sì, Srila Prabhupada voleva molte figure, illustrazioni nei suoi libri, perché le persone sono attratte dall'aspetto artistico, potrebbero essere attratte dall'aspetto artistico di queste illustrazioni, specialmente se hanno un significato, se hanno un messaggio da dare. And he even said once to the artist that you're the actual preachers because people are taking books because of the artwork. E disse appunto agli artisti che le persone prendono i libri per i loro lavori artistici. So this is how I distribute books. I show the artwork to the people. What people really appreciate the most is that one picture of the five horses that resemble the senses and the intelligence as the driver. People love this picture. People buy the book sometimes just for that picture. E questo è il modo appunto qui proprio diffondeva appunto i libri sulla Prabhupada, faceva vedere le illustrazioni, le persone erano molto affascinate da queste illustrazioni, soprattutto da un'illustrazione in cui ci sono i cinque cavalli che rappresentano i sensi, e molte volte le persone prendevano i libri solo per quell'illustrazione, li affascinate da quell'illustrazione. And then, so after dhyan means intelligence, and then vacha, use our words for the pleasure of Krishna. E quindi dhyana vuol dire intelligenza, ma anche vacha vuol dire parole per compiacere Krishna. And if we're doing book distribution, it's in all these different fields. We have to dedicate our life, or some of us are. I was thinking about this morning, that if all the devotees that started this Krishna consciousness movement continued preaching, didn't stop preaching, just continued, I think there'd be a lot more devotees still in our society. Because book distribution, it's a higher taste. Ci stavo riflettendo appunto questa mattina e diceva che le persone che continuano la distribuzione dei libri è un'attività che dura appunto per tutta la vita, è un test molto difficile. Il più difficile. Higher, il più alto, il più difficile. E dà il gusto test o taste. Test. Taste. Ah, quindi scusate, ho completamente sbagliato. E quello che dà la distribuzione dei libri è quello che dà un gusto superiore. Just like I've spoken to many book distributors that gave up book distribution, and practically without exception, they say that the best years of their life was when they were distributing books. E anche parlando con le persone che hanno poi smesso di distribuire i libri, hanno detto che i loro anni migliori erano quando distribuivano libri. But then, for whatever reason, they stopped book distribution, and then, you know, due to circumstances, most of the devotees just end up leaving Krishna consciousness. Not believing. They just end up leaving. Yeah. Leaving. Okay. E anche le persone che hanno smesso la distribuzione dei libri, per una qualche ragione, hanno anche lasciato la coscienza di Krishna. But I think that if devotees would have been able to somehow stay with book distribution, that our society would still be much bigger in numbers. I didn't get this. No. If devotees would have been able to stay
Allora, se, okay, se i devoti fossero in grado di rimanere stabili appunto nella distribuzione dei libri, then our numbers of devotees in ISKCON would still would be much bigger because they would still have that higher taste. E ci sarebbe un numero maggiore di devoti che rimarrebbero nell'ISKCON perché c'è un gusto superiore. But it is an austerity. It's not easy. But it's a good austerity. Ovviamente è un'austerità, perché è un'austerità, però è una buona austerità. It's a higher taste. I mean, personally, my most wonderful experiences in Krishna consciousness have been on book distribution. Personalmente, c'è veramente un gusto superiore, il gusto superiore come c'è nella distribuzione dei libri, non l'ho mai sperimentata. The austerity is the false ego doesn't like it. L'austerità è che il falso ego non gli piace. The false ego doesn't like rejection. So this is the major austerity is a lot of people saying no, not interested, rejection. L'austerità per il falso ego è che non gli piace il rifiuto. E quindi, siccome molte persone dicono no, non sono interessato, questo non piace al falso ego. But we shouldn't give up the book distribution because of this rejection and all this. But we should give up the false ego. Better give up the false ego and keep the book distribution. Non dovremmo lasciare la distribuzione dei libri a causa del falso ego, in realtà dovremmo lasciare il falso ego, abbandonare il falso ego e continuare con la distribuzione dei libri. It's a little austerity on our part to go out and distribute books, but it's a huge benefit on the part of the people who are receiving Prabhupada's books. È una piccola austerità da parte nostra uscire per la distribuzione dei libri, ma è un enorme beneficio che le persone ricevono quando prendono i libri di Srila Prabhupada. People don't know what their future is because of so many sinful activities. Le persone non sanno il futuro a causa delle molte attività peccaminose. Because of so many sinful activities, practically 99.999% of the population are all going to hell. A causa di queste attività peccaminose, il 99.999% li porterà all'inferno. But Prabhupada said that if they just take a book, then this means next life they get a human form. Ma Srila Prabhupada ha detto che se solo prendono un libro, la prossima vita prenderanno sicuramente una forma umana. And many people, they get a book and they can become devotees. E molte persone hanno preso il libro e sono diventati devoti. So when people take a book from us, that means we've stopped them from going to hell. E quando le persone prendono un libro, in realtà noi li fermiamo ad andare all'inferno. And this is why Srila Prabhupada stressed so much book distribution, because a pure devotee or Krishna, they don't like to see the living entities suffering. They don't want them to go to hell. E questo è il motivo per cui Srila Prabhupada ha così insistito sulla molto forte sulla distribuzione dei libri, perché un puro devoto e Krishna non piace vedere le persone soffrire. So therefore, Srila Prabhupada and Krishna stressed so much that we somehow get this message out. E questo è il motivo per cui Srila Prabhupada ha così stressato, insomma, ha insistito molto fortemente alle persone di uscire. This is what Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, he said, this is the only lack in society, Krishna consciousness. E Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur ha detto, questa è
l'unica cosa che manca in questa società ed è la coscienza di Krishna. And this is the only thing that will bring happiness in people's lives. Ed è l'unica cosa che porterebbe felicità nella vita delle persone. Because people, they don't even know the ABCs of life, you know, that we're spirit soul, that we're not the material body. E le persone non sanno neanche quello che è l'ABC della loro vita, che sono anime spirituali, non sono questo corpo materiale. So when we give them books, we're giving them an opportunity to experience reality. Quando gli diamo un libro, noi diamo loro un'opportunità di sperimentare cos'è la realtà. Now everybody's living in illusion. Ora tutti vivono in un'illusione. This is my house, this is my car, this is my body, this is my child, this is mine, this is my money. Just a big illusion. E questa è la mia casa, questa è la mia auto, questo è il mio figlio, questo è il mio corpo. Questa è solo un'illusione. But we're trying to help them understand that everything belongs to Krishna. That Krishna, he is the enjoyer, he is the friend, he is the proprietor of everyone. E quello che gli vogliamo insegnare è che Krishna, che ogni cosa appartiene a Krishna, che lui è l'unico proprietario, è l'unico beneficiario. And just to understand these points brings so much happiness. Solo comprendere questo punto porta così tanta felicità. Because now everybody is thinking they're their body, and that by satisfying the senses or the body, then I'll bring happiness. But this brings more suffering. Adesso loro pensano che soddisfacendo i propri sensi possono avere felicità. In realtà aumentano le sofferenze. But when we understand that my body belongs to God, and I'm meant to utilize my senses in the service of God, then we become satisfied. Nel momento in cui sappiamo che questo corpo appartiene a Krishna e questi sensi sono hanno il compito di questi sensi di soddisfare Krishna, siamo più felici. Now people are just trying to satisfy their bodies, trying to satisfy their senses. But this is like the animals, you know, the dogs also, they think they're a dog and they're also trying to satisfy their senses. But it's just animal mentality. E c'è questa mentalità animale, come hanno anche i cani, che soddisfare il proprio corpo, soddisfare i propri sensi può dare appunto la felicità. So there's Pancharatrika and there's Bhagavad Vidhi. Bhagavad Vidhi means that the devotee is interested in helping people understand these realities. Pancharatrika e Bhagavad Vidhi. Bhagavad Vidhi significa appunto aiutare le persone a capire queste verità. There's just like Prabhupada used to explain that there's different classes. There's first class, second class, and third class. So the third class devotee, he's simply interested in worshiping the deity. He sees the deity, and he can't see beyond that. Ci sono tre, Srila Prabhupada diceva che ci sono tre classi di devoti. La terza classe è interessata alla venerazione, all'adorazione delle divinità, vedono solamente le divinità. In the second class devotee, he sees Krishna, he sees the deity, he sees the devotee, he sees the innocent, and he sees the envious. E la seconda classe di devoto appunto vede le divinità, vede Krishna, vede gli invidiosi, gli innocenti. So the Krishna, Krishna, the devotee, the innocent, and the envious. Quindi vede le divinità, vede Krishna, vede i devoti, no?
Cioè Krishna è la divinità, vede i devoti, vede gli innocenti, vede gli invidiosi. And of course we try to serve Krishna. E ovviamente noi cerchiamo di servire Krishna. And he says that the best way to serve me is to give Krishna to others. E dice appunto che il miglior modo di servirmi è dare Krishna agli altri. There's a statement actually in the Srimad Bhagavatam that the highest method of worshipping the Supreme Personality of Godhead is to go out and give Krishna to others. C'è un passo nel Srimad Bhagavatam in cui dice che il miglior modo per onorare la più alta personalità di Dio è uscire e portare la coscienza di Krishna agli altri. And then we try to create friendships with devotees, and we also try to encourage one another in our Krishna consciousness. E quindi ovviamente dobbiamo creare un sentimento di amicizia tra i devoti e incoraggiarsi reciprocamente per diffondere la coscienza di Krishna. And we try to inspire each other in spreading Krishna consciousness throughout the world. E ovviamente noi dobbiamo provare a incoraggiarci, a ispirarci l'un l'altro per diffondere la coscienza di Krishna nel mondo. And the innocent, these are the ones we try to give Krishna consciousness to. The innocent. We try to preach Krishna consciousness to the innocent. Ok, quindi noi proviamo a diffondere la coscienza di Krishna agli innocenti, a dare la coscienza di Krishna agli innocenti. The Prabhupada gives a nice example of a spark. If you have a spark and you put it on dry grass, then the fire comes up. Okay. E Srila Prabhupada era solito utilizzare un esempio molto carino, che se una scintilla cade su dell'erba secca, il fuoco si sprigiona, prende fuoco. And this is an example of people that are looking for God, who are interested in advancing in spiritual life. E questo è un esempio delle persone che sono interessate in Dio e nella vita spirituale. Then if you take a spark and it lands on the cement, then it gradually goes out. E se la scintilla cade in un posto in un posto dove non c'è niente che può prendere fuoco, e semplicemente si spegne. And this is an example of people that are a little bit interested, but more interested in material life. E questo appunto è un esempio delle persone che sono un po' interessate, ma in realtà sono più interessate alla vita materiale. And then another, you have the spark and you put it into water, it immediately goes out. This is a mode of ignorance. No interest at all. Atheists, Christian, you know, rascals. E se un altro esempio è che se la scintilla cade nell'acqua, questo appunto nel modo dell'ignoranza, le persone non sono assolutamente interessate, non sono assolutamente interessate, quindi immediatamente vanno via, dice che siete degli mascalzoni. So there's many people out there that are in the mode of goodness that are searching for God. So those are the people whom we're going out for. E ci sono molte persone che sono nel modo della virtù che stanno cercando Dio, e queste sono le persone per cui noi usciamo. Just like when we're distributing books, many people, they're not interested. They're not interested. Many people. Molte persone non sono interessate. They're not ready for Krishna. Non sono pronte per Krishna. It's just like if you have a mango that is not ripe, you leave it alone. Okay, se abbiamo un mango che non è maturo, noi semplicemente lo lasciamo lì. And eventually the mango will become ripe and sweet. E successivamente il mango può maturare e diventare dolce. So similarly, many people we approach, they're not ready. So leave them alone. Maybe in the future they'll be ready and they can take.
E quindi molte persone con cui veniamo in contatto non sono pronte, quindi lasciamole semplicemente così e probabilmente nel futuro saranno pronte. But if someone's not interested, then we shouldn't push and push and push, try to convince them, because you know, they're not ready. Non dobbiamo, se persone che non sono interessate, non dobbiamo forzarli, spingere, a convincerle, semplicemente dobbiamo lasciarli, non sono pronti. And if we push too much, then it leaves a bad impression on the people. E se spingiamo troppo, questo lascia una cattiva impressione alle persone. We have to be enthusiastic, but we also have to be a little, you know, we have to be patient and a little common sense. Dobbiamo essere entusiasti, però in un certo senso dobbiamo essere anche molto pazienti e usare un buon senso comune. And now I heard on May 7th there's going to be a marathon here in Rome, book distribution marathon. When? May 7th, yeah. May 7th. Huh? Yeah. Very good. Molto bene, molto bene. Yeah. Il 7 maggio cominciamo qui la maratona qui a Roma e dice molto bene. Is that all over Italy or just Rome? In tutta Italia o solo a Roma? No, all of Italy, May 7th, you start. How long is the marathon? 1 month. 1 month? Wow, it's as big as the December marathon. Wow, you have 2 big marathons. Yes. Oh, wow, very nice. Good news. The good news of the morning for me. Abbiamo dato una buona notizia. Abbiamo detto che la maratona qui a Roma, ma in tutta Italia, comincia il 7 di maggio e dura per un mese. Per la maratona della distribuzione dei libri e insieme alla maratona di dicembre, quindi ci sono due grandi due maratone in Italia. Questa è una grande notizia. This is every year you start on May 7th? Ogni anno cominciamo il 7 di maggio. Oh. Ovviamente generalmente intorno a questa data. So marathons are very nice. La maratona è molto carina, molto simpatica. Because your elevation of Krishna consciousness, it increases because you have to get more absorbed in Krishna. È molto carina perché l'elevazione verso la coscienza di Krishna, verso Krishna, è sempre maggiore e uno diventa sempre più assorbito, coinvolto. Book distribution is very, very conducive to increasing our Krishna consciousness. Book distribution is very good for helping us increase our Krishna consciousness. Okay. Thank you very much. E la distribuzione dei libri è molto buona, molto positiva per aumentare, incrementare la nostra coscienza di Krishna. Because when we go on book distribution, we know that you got to be fired up. Otherwise, it's going to be very difficult. Fired up. Fired up. Fired up. Fired up. Fired up. You have to be very enthusiastic. Okay. To distribute books. Altrimenti, you have to be very enthusiastic to distribute books. Otherwise, it can be very difficult. Okay. E non lo sappiamo che per uscire in distribuzione dei libri dobbiamo essere molto entusiasti, altrimenti sarà molto difficile. Therefore, when we chant our japa, we have to be very good japa, because we know if we go out there and we're not strong, then it's going to be, you know, it'll be difficult. Yeah? E questo è il motivo per cui quando cantiamo i giri la ripetizione dei santi nomi dobbiamo fare un buon lavoro, perché se non siamo forti abbastanza quando usciamo in distribuzione sarà molto difficile. In book distribution it gives impetus, you understand? Impetus? Impetus? It gives impetus to increasing our Krishna consciousness. E la distribuzione dei libri ci dà l'impeto proprio per aumentare la nostra coscienza di Krishna.
And we not only do we have to chant good rounds, but we have to read Prabhupada's books very attentively, because we know this will help us have good results in book distribution. Non solo dobbiamo ripetere in modo molto attento la, i santi nomi, quindi fare japa, recitare i santi nomi con molta attenzione, ma dobbiamo anche leggere i libri sulla Prabhupada con, in modo molto attento, perché sappiamo che questo ci dà più forza quando andiamo a distribuire i libri. And then when we actually get out on book distribution, then we're also praying, Krishna, please help me to be an instrument in your hands, please help me to distribute these books. So it's book distribution means it's samadhi, you know, right from the time you wake up in the morning, you chant your good rounds throughout the day, it's prayer, you know? Okay. E così anche quando usciamo fuori a distribuire libri, preghiamo e diciamo: Krishna, ti prego, fammi strumento per diffondere la coscienza di Krishna. E così è tutta un'unica attività. Da quando ci alziamo la mattina dobbiamo continuare a pregare. Prabhupada even mentioned this in one purport in Srimad Bhagavatam, that the book distributors, they have Krishna in their hand and they're speaking about Krishna and they're thinking about Krishna. This is samadhi. Sì, sì, non l'ho capito perfettamente, ma come ha spiegato Srila Prabhupada in una sua spiegazione dello Srimad Bhagavatam, ha detto che i devoti che escono per la distribuzione di libri hanno Krishna in mano, hanno Krishna sulla bocca, nel senso con le loro parole, hanno Krishna nella loro mente, e questo è samadhi. So we have many, many good book distributors here in Italy. So for this marathon, I hope all the devotees in Italy can increase in their book distribution and the old glory of Italy can rise again. Ci sono molti bravi, moltissimi bravi distributori di libri in Italia, e quindi per questa maratona augura che ci sia un aumento dei libri, così l'Italia potrà salire di nuovo alle glorie della distribuzione dei libri. Good luck. Buona fortuna. Any question or comment? Domande? Pregunta? You say that here too? Domande. Domande. Domande? Domande. Io volevo chiedere come è possibile alimentare sempre di più questo desiderio di uscire, anche quando magari le circostanze ci mettono in altri servizi, cioè quali sono le cose da tenere presenti per poter continuare nella nostra attività di distributore di libri. Say what kind of activities would help us in keep giving, going out for book distributions, even if there are other services they are taking us from? Well, Prabhupada always had a priority. Book distribution was very important in our society. E Srila Prabhupada appunto aveva sempre delle priorità e disse che la distribuzione dei libri è molto importante per la nostra associazione. When Prabhupada was on his disappearance bed in Vrindavan, at one point he only wanted to hear the book distribution results. This is how important book distribution is to Prabhupada. E quando Srila Prabhupada era sul punto di lasciare il corpo, l'unica cosa che voleva ascoltare, l'unica notizia che voleva ascoltare era l'andamento della distribuzione dei libri. And he said in one letter to temple devotees, he said, if you want to please me, then distribute books. In una lettera ai devoti in un tempio scrisse: se volete compiacermi, allora distribuite libri. So if we understand the importance
a book distribution, if we understand how pleasing it is to Prabhupada and to Krishna, then we'll never want to give it up. Per capire quanto è importante la distribuzione dei libri per Srila Prabhupada, per Krishna, non dovremmo mai lasciarlo, mai abbandonarlo. Se vogliamo, non dovremmo. Se. No. Can you say it again, please? If we understand, if we. No, I forgot. Sorry. If we understand how pleasing it is to Prabhupada and to Krishna. Ok, se comprendiamo quanto piacere dà la distribuzione dei libri a Srila Prabhupada e a Krishna, allora non abbandoneremo mai la distribuzione dei libri. Non vorremmo mai fermarci. Because we're here to try to please Prabhupada, we're here to try to please Krishna. So if we know that something is very pleasing to them, then we'll want to do it. E quindi ovviamente non vorremmo mai fermarci, perché vorremmo sempre più compiacere Srila Prabhupada e Krishna, quindi non ci fermeremo mai. Love means action. Amore vuol dire azione. If you love someone, then you're going to do that which you know is very pleasing to that person whom you have affection for. Amore vuol dire fare qualcosa che fa piacere alla persona che amiamo, quindi quando lo sappiamo vogliamo farlo alla persona e mostrare il nostro affetto. Srila Prabhupada ki jai, Transcendental Book Distribution ki jai, Prabhupada Summer Marathon ki jai. Gaya Prabhu ki jai. Gauranga bolite hobe puna kasari hare hare manitana ayane mameni Gauranga bolite hobe Kasari Hari Hari Banitana Yane Mabeni Gaurang Abalite Habe Ula Kasari Hari Hari Banitana Yane Mabeni